Amici di Calciopazzo, in questo nuovo video vi eh, farò una lista di quelli che secondo il mio umile e modesto parere saranno i portieri più forti della stagione che sta per iniziare 2019-2020. Che significa più forti? Quelli che prenderanno semplicemente meno gol. 10 nomi dalla posizione decima fino alla prima. Iniziamo appunto con il numero 10 che è Dragoschi, quest'anno alla Fiorentina ma lo scorso anno ha difeso secondo me molto bene i pali dell'Empoli anche se poi... A fine stagione c'è stata la retrocessione, ma secondo me lui si è evidenziato. Senza di lui in porta l'Empoli sarebbe retrocesso forse già due mesi prima. La nona posizione spetta a Cragno, Cragno del Cagliari, confermatissimo portiere, in una rosa che si è notevolmente rinforzata. Quest'anno il Cagliari potrebbe, potrebbe anche tentare un approccio all'Europa League e secondo me lui, che comunque è nel giro della nazionale, sarà uno di quelli meno battuti ovviamente sai, le squadre non so 10 io ho scelto 10 quindi uno di quelli meno battuti posizione numero 8 per Paolo Lopez nonostante difenda i pali della Roma e quindi con tutte le difficoltà del caso lo sappiamo difesa alta eh, difesa forse non proprio con gli uomini corretti per questo tipo di gioco ma lui ha dei numeri importanti e secondo me anche la sua abilità nel giocare con i piedi e nel giocare da libero eh, lo mette comunque nei primi 10 portieri della Serie A numero 7 per Donna Rumma, Donna Rumma del Milan. Eh, in questo momento, mentre sto facendo il video, è ancora un giocatore del Milan. Lo sto registrando oggi che è il 7 agosto. Questo video sarà pubblicato un po' più avanti. Spero che sia ancora un giocatore del Milan. Perché comunque se ne sta parlando in uscita in questi giorni, ma io spero ovviamente di no. Numero 6 per Meret, confermatissimo portiere del Napoli l'anno scorso in ballottaggio, quest'anno secondo me giocherà più partite e si avvia ad essere uno dei migliori portieri della Serie A, magari nei prossimi anni anche il più forte. Eh, numero 5 per Radu del Genoa. Eh, metto Radu del Genoa sopra magari a Meretto, a Donaruma perché comunque mi dà più solidità la difesa a 3. Quando ci stanno le di, di, di difese a 3 le difese sono un po' più protette. Siccome parliamo non del giocatore che fa più miracoli, del portiere che fa più miracoli, ma del portiere che subisce meno gol, mi dà un po' più di garanzie. Poi il Genoa quest'anno comunque sembra voler fare le cose fatte per bene la difesa è abbastanza rocciosa per cui secondo me Radu lo vedo al numero 5 numero 4 per Gollini dell'Atalanta anche lui, anche lui quest'anno vivrà una stagione importante esordio in Champions, difesa 3 anche per lui di Gasperini la, la conosciamo collaudatissima e quindi lo vedo alla posizione numero 4 Posizione numero 3 per Cesny, Cesny della Juventus con qualche rischio in più perché invece Sarri mi passa a 4, eh, per cui vedo qualche rischio in più, ma chiaramente la grandezza del portiere e della squadra in cui milita lo fanno essere sempre sul podio. Numero 2 per Sirico che l'anno scorso invece ha vinto questa personalissima classifica, sempre difesa a 3 con Mazzarri che è un fiore all'occhiato alla difesa, lui ci tiene moltissimo e per cui... Lo vedo in seconda posizione perché la prima posizione la cederà sempre a mio avviso ad Andanovic, anche lui difesa 3, anche lui portiere fortissimo e già collaudato in Serie A con tre difensori, uno più forte dell'altro. Per cui, secondo me, Andanovic vincerà questa personalissima classifica. Ovviamente dalla posizione 1 alla posizione 10 vorrei sentire anche il vostro parere, quindi sotto nei commenti mi elencate la vostra lista e poi ne parleremo nei commenti. Un saluto e sempre caggio baggio.